Ciao a tutti amici gamer, qui Grim e vi do il benvenuto a questo nuovo video. Oggi esploreremo le 10 auto più veloci per la versione old gen per la velocità massima nel 2024. Ma prima di iniziare vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale. Al decimo posto troviamo la Davis 8, che è disponibile su Legendary Motorsport al prezzo di $1.795.000. Con una velocità massima di 211 km/h, questa vettura offre un'accelerazione moderata ma eccelle nelle competizioni sul rettilineo. Tuttavia, il suo passo lungo e la trazione media possono comportare una perdita di tempo nelle curve rispetto alle vetture più aderenti della sua categoria. Nonostante ciò, rimane una scelta ideale per le gare acrobatiche, dove la velocità sul rettilineo è cruciale, anche se potrebbe essere superata da vetture con migliori capacità di manovra in situazioni con curve più strette. In sintesi, la Davis 8 offre prestazioni eccezionali sul rettilineo, ma può avere qualche difficoltà in gare con molte curve. Posizione numero 9 per la Torero XO, disponibile su Legendary Motorsport al prezzo di $2.890.000 e offre prestazioni paragonabili se non superiori alla Ineos. La sua accelerazione rapida e la velocità fulminea la rendono un'autentica forza, ma non è solo la potenza a distinguere la Torero XO. La sua velocità massima di 212 km/h e il suo carico aerodinamico ben bilanciato la pongono tra le migliori vetture della sua categoria per quanto riguarda l'accelerazione e la stabilità. E se parliamo di manovrabilità, questa supercar si dimostra veramente senza drammi. La sua capacità di curvare senza problemi, con un minimo rischio di sottosterzo o sovrasterzo, la rendono una compagna di guida affidabile, sia dentro che fuori dalle curve. Tuttavia, quando si spinge oltre il limite, la Torero XO può mostrare qualche incertezza nella parte posteriore. Ma non preoccuparti, per i piloti esperti questo è solo un piccolo dettaglio gestibile. In sintesi, la Torero XO incarna l'eccellenza delle supercar, offrendo un mix perfetto di potenza, accelerazione, stabilità e manovrabilità, pronta a conquistare ogni strada e pista con stile e grinta. La Italy GTO Stinger TT è disponibile su Legendary Motorsport al prezzo di $2.380.000 e offre prestazioni superiori alla media nella sua classe sportiva. Con una velocità massima di 213 km/h vanta una buona accelerazione, a patto che il guidatore dosi con cura l'acceleratore. Tuttavia soffre di una trazione scarsa e di una manovrabilità piuttosto pesante, rendendo difficile girare ad alta velocità. Con gli aggiornamenti delle prestazioni e delle modifiche di AO, la Stinger TT può raggiungere una velocità massima di oltre 255 km/h, rendendola l'auto più veloce della serie AO. Tuttavia, le limitate capacità di manovra del veicolo ne riducono le potenzialità, specialmente nel traffico cittadino. In sintesi, la Italy GTO Stinger TT offre prestazioni di accelerazione superiori e una velocità massima impressionante con gli aggiornamenti appropriati, ma la sua manovrabilità limitata e la scarsa trazione possono rappresentare sfide significative durante la guida, soprattutto in condizioni di traffico intenso. Il Nightmare Dominator è disponibile per $1.132.000 attraverso una conversione presso l'Arena War e offre prestazioni simili al modello di base, con un'accelerazione decente e una velocità massima di 216 km/h che la colloca al di sopra della media. Tuttavia, la presenza di parti dell'armatura rende necessario un po' di tempo per raggiungere la velocità massima. La Dominator può essere equipaggiata sia con la modalità salto che con la modalità shunt. Le modifiche al salto sono disponibili in 3 livelli di efficacia e possono essere attivate utilizzando il pulsante del clacson, lasciando il veicolo in aria in modo simile alla Ruiner 2000 e alla Scramjet. Le modifiche allo shunt consentono al veicolo di deviare lateralmente. In conclusione, la Nightmare Dominator offre una combinazione di prestazioni e abilità uniche, rendendola un'opzione molto interessante per chi cerca un'auto versatile e potente. La Italy RSX è disponibile su Legendary Motorsport al prezzo di $3.465.000 ed è un'auto che si distingue nelle corse su terra standard. Con una velocità massima di 217 km/h è in grado di superare la maggior parte dei veicoli della sua classe, offrendo anche un'accelerazione migliore della media, quasi alla pari con l'Italy GTO. È dotata di un'ala aerodinamica che si attiva subito dopo l'accelerazione. L'Italy RSX non sembra però tuttavia trarne un beneficio significativo sulle prestazioni o sulla potenza frenante dall'attivazione dell'ala. La manovrabilità dell'Italy RSX è considerata leggermente instabile. Se sono presenti imperfezioni sulla strada, portano una maggiore propensione al testacoda. Nonostante questi piccoli difetti, la Italy RSX rimane un'opzione attraente per chi cerca prestazioni elevate nelle corse su terre standard. La sua velocità elevata e l'accelerazione potente la rendono una contendente formidabile, anche se è necessario prestare attenzione alla sua maneggevolezza e alla gestione dei danni durante le competizioni. Al quinto posto abbiamo la Nightmare Imperator. È un'auto disponibile nell'Arena War al prezzo di $2.284.940, un prezzo un po' particolare. Con una velocità massima di 217 km/h offre un'accelerazione eccellente e una velocità decente, rendendola una scelta interessante per i piloti in
ricerca di prestazioni. Ha la tendenza a scivolare in curva a determinate velocità e può andare in testa coda se il conducente non è attento. Questi problemi possono essere in parte risolti migliorando i freni presso un Los Santos Custom o con una guida abbastanza abile. Inoltre, nonostante l'accelerazione elevata, le ruote posteriori possono slittare prima che il veicolo possa partire a causa della coppia troppo elevata, richiedendo una pressione molto più leggera sull'accelerazione per una partenza fluida. Nonostante queste sfide, la Nightmare Imperator offre un'esperienza di guida autentica e stimolante, ideale per chi cerca un'auto potente e personalizzabile per le gare. Cominciamo a intravedere il podio, ma al quarto posto troviamo la Paria, acquistabile per $1.420.000 su Legendary Motorsport, e si distingue tra tutte le auto per le sue prestazioni eccezionali. Classificata come una delle migliori auto di punta della categoria Sport, la Paria supera modelli rinomati come la LGR H8, la Neo e la Jugular, e si posiziona persino in competizione con le supercar della classe Super. La sua velocità massima è di 219 km/h, il che la rende una contendente formidabile nelle gare. La sua potenza è impressionante, tuttavia si traduce in un notevole slittamento delle ruote, sia fuori traiettoria che in curva, richiedendo un controllo curato dell'acceleratore. Anche se la manovrabilità è discreta, la Paria tende a perdere trazione sui dossi e ha un leggero slittamento a causa del suo peso leggero. Queste caratteristiche lo rendono ideale per gare su percorsi con tratti più rettilinei e strade più lisce, dove può sfruttare al meglio la sua potenza e la sua velocità. Tuttavia, su piste più tecniche che richiedono una migliore manovrabilità e capacità in curva, potrebbe essere preferibile altre auto come la Italy GTO o la Comet SR. Inoltre, su piste particolarmente strette, auto con un'accelerazione rapida come l'Imorgon o la Neon potrebbe avere il sopravvento sulla Paria. In sintesi, la Paria è una scelta vincente per le gare di classe sport su percorsi più aperti e veloci, grazie alla sua eccezionale potenza e velocità. La Wavell Custom, disponibile per $980.000 sul sito del Benis, con una conversione subisce una trasformazione notevole. Originariamente una compatta lenta e poco performante, che diventa un buggy style rat road incredibilmente veloce e degno di competizioni una volta aggiornata. Con una velocità massima di 222 km/h, la Wavell Custom offre prestazioni impressionanti, ma la sua potenza grezza può renderla difficile da controllare. È soggetta a forti slittamenti delle ruote e può facilmente girarsi quando si affrontano curve ad alta velocità. Inoltre, i suoi grandi pneumatici esposti diventano bersagli vulnerabili per gli spari, a meno che non siano equipaggiati con pneumatici antiproiettile. La bassa altezza di questo veicolo da terra rende la guida su terreni sconnessi particolarmente insidiosa, poiché può far perdere il controllo dell'auto. Nonostante queste sfide, la Wavell Custom rimane una scelta vincente per chi cerca un'auto unica e performante. La Nightmare ZR 380 è disponibile sull'Arena War per $2.138.640, anch'esso ha un prezzo un po' particolare. È una straordinaria auto sportiva che si distingue per la sua eccezionale manovrabilità e velocità. Con una velocità massima di 229 km/h, questa vettura offre una prestazione competitiva che soddisfa le aspettative degli appassionati di guida sportiva. Sebbene l'accelerazione sia considerata solo decente, ciò in parte è dovuto al peso aggiuntivo delle parti dell'armatura che migliorano la resistenza complessiva dell'auto. Infatti, il telaio rinforzato della ZR 380 non solo la rende robusta contro le collisioni, ma assicura anche una durata maggiore durante le gare o gli scontri intensi. Tuttavia, quando si tratta di speronamenti, la capacità della ZR 380 rimane nella media, il che significa che non eccelle in questo ambito rispetto ad altre auto simili. Nonostante ciò, la combinazione di velocità, manovrabilità e resistenza rende la Nightshark ZR 380 una scelta eccellente per chi cerca un'auto sportiva affidabile e robusta in ogni situazione, dalle corse veloci ai combattimenti più intensi. E al primo posto troviamo la Vigilante. È un'auto sportiva ad alte prestazioni che può essere acquistata sul Warstock per $3.750.000. Questo veicolo non solo eccelle per la sua velocità, ma anche per le sue capacità offensive. Con una velocità massima di 236 km/h senza buste e di oltre 241 km/h con il boost attivato, la Vigilante si posiziona come il veicolo terrestre più veloce del gioco. Questa la rende una scelta eccellente per chi cerca un'auto veloce e potente. La Vigilante offre un'ottima accelerazione, trazione e manovrabilità, ma non è senza difetti. La sua lunghezza può causare sottosterzo, mentre la larghezza posteriore può far perdere il controllo durante le curve più strette. Nonostante questa piccola criticità, la capacità di mantenere una velocità media di oltre 240 km/h utilizzando ripetutamente il boost è un grande vantaggio, rendendola una scelta top per i giocatori che cercano il meglio in termini di prestazioni in un'auto. E con questo video siamo giunti alla fine della nostra esplorazione dei 10 veicoli più veloci disponibili in GTA 5 Online nel 2024. Spero che questo video vi abbia aiutato a trovare l'auto perfetta per voi. Ricordatevi di lasciare un like se avete apprezzato il video e di commentare con quale auto avete deciso di acquistare. Se volete rimanere aggiornati su nuovi video
e sul mondo di GTA, non dimenticate di iscrivervi al canale. Da Grim è tutto e noi ci vediamo a un prossimo video.